Gentilissimi lettori, ben ritrovati a una nuova puntatissima di Dillo a Lello. Oggi parleremo di strade e urbanizzazioni. Sigla! Prima segnalazione, ci è arrivato un WhatsApp. Una lettrice dice che in via delle Belle Arti la strada presenta grosse spaccature. Siamo andati a vedere e effettivamente la situazione è davvero pericolosa. Ma parlate, c'è tipo the problem di chi strada. Vogliamo dare una livellata? Oppure qualcuno deve farsi male? A parte che è davvero brutto da guardare, ma effettivamente la pericolosità è evidente a tutti e a voi. Intanto camminando vi dico che anche in via Enrico Fermi, ma facciamo una camminata, vedi, marciapiede, quasi tutti rotti. Ma allora, seconda segnalazione, questa segnalazione riguarda la zona nuova, dice zona nuova, io vi interrogo la zona nuova, via Cesare Dante Ciuce. Un nostro lettore ci segnala che l'urbanizzazione della strada in questione non è mai stata completata. Infatti siamo andati a controllare e indovinate cosa abbiamo trovato? Ci trovate fuciatino, un cave, ci trovate un sacco di spazzatura, transenne del comune al posto dell'asfalto. Il problema, il pericolo è la gente possa cadere e farsi veramente male. E non dimentichiamo che nelle vicinanze c'è anche una scuola. Potetici adena sistemate per favore? Chi siete? Terza segnalazione. In questa segnalazione ci spostiamo in via Giulini. Altra zona, ma stesso problema, erbacce e strade disestata. Trovate anche un articolo sul nostro giornale. Siamo andati anche qui, Chamadesh. Quel giorno, pensate, aveva piovuto. Usa ci trovati dei pozzeng, a Peppa Pink. Ma questo non è un cartone animato. Questo è un fatto gravissimo e soprattutto serio. Io dico, visto che state a sistemare le strade, non potete fare un salto anche qui? Ma perché i cittadini si lamentano e denunciano. E finalmente una bella cosa bella della puntata di oggi di Dillo a Lello. Alice in Wonderland, madre. Siete andati in settimana insieme al nostro bellissimo Teatro Curci. Abbiamo potuto vedere questo spettacolare musical, pensate, con gli artisti del Teatro Elysium di Kiev. Ci sei c'era il tabù da Kiev, wanna mavita capite, pattinatori, acrobati e danzatori hanno davvero stupito tutti i barlettani a sto giro, bravi al comune, bravi bravi e grazie. Eccoci giunti al momento dei saluti. Aspetta, aspetta, c'è successo, avete ragione, non vi devo dire una cosa importantissima. La prossima settimana avremo la Easter non sapevo, edition, ancora questo inglese, guardate questo inglese, e prima summer edition e poi Christmas edition. Ora questi pretendono che io lanci la Easter Edition. Ma vuoi di sciumaretto? Fate fare a me. La prossima settimana sarà la settimana di Pasqua. Quindi la puntata di Dillo a Lello sarà dedicata alle tradizioni di Pasqua. Però, come sempre, sarete voi i protagonisti. Mi serve sapere dove trascorrerete queste festività. A casa o farete una gita fuori porta? Poi, cosa preferite? Le uova di Pasqua? La colomba? O a Scarcil? Mandatemi audio, video e foto, le mostreremo nella prossima puntata. Il nostro numero è sempre lo stesso, Bovù di Carletto, 338-2916-693. Voglio ringraziarvi tutti quanti, i nostri lettori di Barletta V24 e di Dillo a Lello, e soprattutto di condividere il Dillo a Lello, perché più siamo meglio è. Ciao gente, ciao! Easter Edition o edizione di Pasqua? Ma... Camai Amic edizione di Pasqua. Ma. Vai. È primavera. Prova. Benvenuti a Dillo a Lello. E ciao a voi. Mi è fermata a poi. E a voi. Chi sei stata? Ciao. Pattinatori. Chi di Petres? Che fai tu casa? Che fai?
fatto un casello, Fetto.